Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Oppure l'acqua è calda, ma tutto questo non ha portato e non porterà purtroppo a nessun responsabile, perché questa strage è destinata di fatto a non avere un responsabile, perché è quello che diceva e mi ripeteva spesso, ma non solo a me, ma ripeteva spesso Andrea Purgatori, è che lui nelle 48 ore successive al 27 giugno dell'80 aveva già il quadro della situazione, gli avevano già raccontato quello che noi oggi in 43 anni stiamo scoprendo in documenti. Esatto. Quello che sta e allora giro questo interrogativo, ma non aveva le prove, non aveva i documenti. Stiamo vedendo proprio il pezzo di Purgatori, come diceva Pasolini nel suo romanzo delle stragi, ma voglio girare a Vittoria Baldino proprio questo interrogativo sulla necessità anche di cercare una verità anche nell'attività parlamentare. Un maresciallo dell'aeronautica che era in servizio in un radiofaro disse: quella notte abbiamo rischiato la terza guerra mondiale, il cielo era pieno di tracciati radar, e poi fu trovato appeso a un albero e la famiglia non ha mai creduto alla tesi del suicidio. C'è la possibilità di trovare una nuova verità, una verità anche ufficiale, come diceva Lira Abate?